calendario dell'avvento Burago City. L'ho acquistato al supermercato per un costo di 14,99 euro. Raga, quando sono passata nella corsia giocattoli ho visto il calendario dell'avvento Burago City. Io, top, ho detto, no, vabbè, ma che bello, eh. A parte che mi ha colpito anche qui subito la grafica, in più qui sotto ho visto una 500. Io amo le 500 in quanto come macchina io ce l'ho, e pensate che io la mia macchinina gli ho dato anche il nome. Due ne ha, Cirulina e Sbirulina. Io l'adoro. E qui ho detto, no, vabbè, ma che bello è. A parte che il pack, come dicevo prima, è molto bello. Poi dietro abbiamo lo spoiler e tutto quello che possiamo andare a trovare al suo interno. In più l'apertura del calendario è a velcro, sentite? Ecco. Ora alziamo e... Intanto guardo là perché guardo la grafica nello schermino ribaltabile della fotocamera. Qui praticamente abbiamo riprodotto tutta la strada con sopra le varie caselline e i numerini, e qui sopra abbiamo inteso che loro hanno riprodotto Burago City Life, cioè no, veramente troppo bello. Già per questo, raga, mi raccomando, qui sotto sfondate di like il video. Se non siete ancora iscritti al mio canale, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella su tutte le iscrizioni, è gratuita. Ma ora, bando le ciance, ciancia le bande, mettiamoci all'opera e apriamo il calendario Burago City. Ma ora mettiamoci all'opera e apriamo la casellina. 1, 2, 3, 4, 5... Raga, ho cominciato a trovare i primi pezzi che poi andremo ad assemblare, perché praticamente, se non ho capito male, dobbiamo riprodurre proprio Burago City. Qua vedo già un orsetto Teddy, poi questo sembra, credo, un carrello elevatore, ok? E poi qui tutti i gingilli, diciamo, che servono per addobbare la varia casupolina. Ma apriamo la 6, 7, 8, 9, 10. La cosa bella di questo calendario dell'avvento è che le caselline ce ne sono alcune piccoline e altre un po' più grossine. Ma essendo un po' diverso dal solito, ti dà proprio la voglia e la frenesia di aprire tutto subito. Vediamo. Andiamo a costruire un set. Raga, abbiamo trovato altri pezzi. Abbiamo trovato una macchinina, un Alfa Romeo, ok. Poi abbiamo trovato, qui c'è una zebra. E poi dei pezzi di, penso di asfalto. Questi sembrano i classici pezzettini di una piazzetta. E vediamo. Ma forse questa parte. Proseguiamo, sono troppo curiosa. Caselline 11, 12, 13, 14, 15. Abbiamo trovato, allora, un'altra casupolina. Io le chiamo casupoline, ok? Poi abbiamo trovato la classica pompa dell'acqua, quella dei pompieri. E poi abbiamo trovato altri aggeggini. I triangolini, quelli che si usano per fare i lavori in strada. Raga, procediamo, andiamo avanti. Caselline 16, 17, 18, 19, 20. Abbiamo trovato la 500 bianca, la mia azzurra invece. E poi abbiamo trovato altre cosine che vanno a praticamente a costruire la nostra Burago City. Ok? Anche i vari panettoni di cemento, diciamo che questi si usano quando fanno i lavori in strada, ma noi proseguiamo. 21, 22, 23. Raga, abbiamo trovato altra mercanzia che serve per andare a costruire Burago City. Abbiamo trovato un pinetto e poi un omino che fa i vari lavori probabilmente stradali. E altri cartelli, insomma, tutti in finta plastica, ovviamente. Manca la casella 24, che è qua.
Abbiamo trovato un pupazzo di neve, adesso andiamo ad assemblare tutto e ci vediamo a fiera finita. Raga, ho montato il tutto, devo dire che è fatto molto bene e praticamente è molto realistica come cosa. Abbiamo la 500, l'Alfa, i due negozietti, l'asfalto, poi abbiamo anche il marciapiede, le strisce pedonali. Abbiamo tipo un box con dentro frutta e verdura, da questa parte abbiamo l'omino, quello dei lavori stradali. Insomma, devo dire che è fatto molto bene. Voto 10 e fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche a voi è piaciuto questo calendario.